Olimpio Lanteri è il presidente provinciale dell'ANCE, l'associazione dei costruttori edili, e oggi incontrate l'assessore all'urbanistica regionale Marco Scaiola. Ecco, diversi problemi sul tappeto. Ultimamente ci sono anche questi, come possiamo definirli, rapporti trasfrontalieri un po' difficili, perché viene chiesto adesso l'obbligo della lingua francese nei cantieri edili oltre frontiera, è così? È proprio così. Come non bastassero tutti gli altri problemi che ormai è inutile stare a raccontare, ci arriva anche questa tegola sulla testa, che è assolutamente assurda, discriminatoria, perché poi voglio capire come si può rivolgersi a delle persone di una certa età che lavorano sui cantieri e andargli a dire adesso da domani devi parlare francese, perché sennò non puoi più andare a lavorare sui cantieri francesi. Per caso di dire che questa cosa ci ha molto preoccupato, tant'è che ci siamo immediatamente mossi, ci siamo rivolti non solo alle autorità locali ma anche alla regione, e per questo abbiamo chiesto e ottenuto la presenza dell'assessore Scagliola, che ringrazio perché ovviamente è sempre molto attento alle problematiche del territorio. E ovviamente poi approfitteremo se così si può dire, dalla presenza dell'assessore, perché comunque problematiche ne abbiamo veramente tante. Assessore Scagliola, un incontro con gli edili che sono preoccupati per un settore che stenta a decollare, appalti pubblici frenati un po' dai tagli alle spese e anche da queste corse al ribasso che riguardano gli appalti, un codice che preoccupa. Sicuramente è una situazione che deve essere costantemente monitorata. Noi con gli edili abbiamo un rapporto costante di confronto, sia per quanto riguarda le mie deleghe specifiche, sia quelle del collega Gianpedrone per quanto riguarda appunto il codice degli appalti e i lavori pubblici. Oggi siamo anche qua per parlare di formazione, perché sapete del discorso che è stato fatto dalla vicina Francia, dell'obbligatorietà della conoscenza della lingua francese. Poi pare che questo provvedimento sia stato ritirato e quindi non sia più all'ordine del giorno, ma comunque il problema resta. Quindi dobbiamo anche un segnale un po' preoccupante, no? Sì, ma comunque dobbiamo, al di là, io penso sempre che i problemi non li devi solo risolvere con protesta, non puoi dire solo la Francia sbaglia o la Francia non sbaglia, devi risolverli dando delle risposte. Ora noi stiamo studiando, ne ho parlato e lo dirò qua, agli edili, ne ho parlato anche col presidente Toti che mi ha delegato a questa riunione, per dire che noi siamo pronti eventualmente a studiare anche dei corsi di formazione per mettere comunque i nostri operai transfrontalieri, i nostri lavoratori, ad avere la possibilità di fare anche gratuitamente dei corsi di francese, perché al di là del provvedimento della Francia, prima preso poi ritirato, comunque rimane una questione aperta, ovvero che è giusto mettere anche nelle condizioni i nostri lavoratori di poter conoscere la lingua francese anche per ragioni di sicurezza, per mettere nelle condizioni di lavorare meglio. Ci sono tante cose sul fuoco, però piano piano cerchiamo di risolverle ognuna.